Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho visto questa ricetta, pancake alle mele, e mi è venuta subito voglia di farla. L'ho vista da Davide Zampelli, che è uno chef trentino che seguo. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti, le mele Melinda, rigorosamente trentine, il latte, la farina, eccetera. Queste sono le mie uova. Che ho separato i tuorli dagli albumi, il limone che poi grattugio e le mele sono un po' grandine, vediamo se mi servono tutte. Le vado subito a tagliare a pezzettini piccoli, quindi una mela di sicuro o una e mezza, la faccio a pezzettini, ma piccolissimi, così non ci saranno problemi per la cottura. Questo video lo faccio anche per la mia nipotina più grande, a cui piacciono tantissimo i pancake, così magari seguirà questa ricetta con questa variante con le mele. Allora, la mezza la lascio che la farò a fettine poi per guarnire i pancake. Poi vedremo come. Ok, finisco di tagliuzzare bene le mele. Ecco qua, io penso, questa è una mela, penso che basti, perché certo dipende sempre dalla grandezza delle mele. Queste mie erano belle grandi. Bene, ora procedo con i tuorli. Li sciolgo, li lavoro un pochino così, ma non molto. E ci metto subito la punta, il pizzico di sale. La scorza di limone e poi ci metto anche la cannella a piacere, dipende, se vi piace il gusto mettetene anche di più come volete. Ok, ora inizio a mettere la farina la metterò un po' per volta in modo che non si creano grumi e l'alterno con il latte. E giro così fino ad esaurimento della farina e del latte, non mio, anche se in questi giorni scherziamo un pochino per alleggerire la situazione. Siamo, come sapete, dentro casa, cerchiamo di uscire il meno che sia possibile. E se ci mancano ingredienti per fare le cose, ci arrangiamo con quello che abbiamo in casa. Speriamo che passi subito, che passi presto questo brutto momento. Lo dobbiamo alle persone che stanno lavorando per noi, dottori, infermieri, protezione civile, eccetera, forze dell'ordine. E lo dobbiamo alle tantissime vittime che ci sono state e che ci sono ancora, purtroppo, ahimè, anche se sono in calo, sembra che le cose stiano leggermente migliorando. Speriamo bene, dai. Intanto noi passiamo il tempo, dentro casa facciamo quello che ci va di fare. E pasticciamo anche, impastiamo, pasticciamo, facciamo dolci, poi ci metteremo tutti a dieta. Ok, l'impasto è pronto. Ora vado a montare gli albumi a neve. Frullo un pochino e poi ci aggiungo anche lo zucchero. Come dicevo prima, questa ricetta l'ho letta sul sito di Davide Zampelli, che è un ragazzo molto simpatico, uno chef del Trentino Alto Adige, molto bravo tra l'altro. Se volete poi vi metto il link del suo canale. Ok, metto gli albumi. Piano piano, cercando di non smontare l'impasto, così verranno più leggeri i pancake. Ecco qua. Questi sicuramente saranno ottimi per la colazione perché ci sono le mele dentro. Adesso ci mettiamo le mele a pezzettini. Ok, ci siamo.
ci mettiamo le mele, o viceversa, l'impasto sulle mele, è lo stesso. Bene, una giratina. Ah, ho dimenticato di dire che il lievito l'avevo messo, il cucchiaino di lievito, l'ho messo dentro la farina, eh. Non mi avete visto metterlo perché l'ho messo direttamente nella farina. Ecco qua. Ed ora mettiamo una padella sul fornello antiaderente, una padella antiaderente. Io metto il burro, lo spalmo così, così evito che frigga. E inizio con il mestolo. Un mestolo così, come si fa di solito quando facciamo i pancake, solo che qui vedete rimangono un pochettino più alti, quindi magari abbassiamo un pochino perché ci sono le mele, giustamente rimangono belli gonfi. Qualche minuto, poi quando comincio a fare le bollicine sopra, giriamo e voilà. Io abbasso un pochino così do modo alle mele all'interno di cuocere bene, però non devono bruciare, quindi soltanto dorare, quindi abbasso un pochino. Ok, un altro pochino e questo è pronto. Bene, questo è il primo. Adesso poi lo apro per farvi vedere com'è all'interno. Intanto metto altro burro e ne cuocio subito un altro. Ok. Intanto che cuoce. Io ho aperto il primo, guardate, guardate che morbidezza. Buono, morbidissimo, buono, le mele si sono cotte bene all'interno e sprigionano quel profumino con la cannella speciale, veramente buoni. Continuo. Eccoli qua, ne manca ancora qualcun altro. Ed ora vado a preparare per guarnire, qualcosa per guarnire perché non ho né miele né sciroppo d'acero, quindi mi arrangio con quello che ho. Ho fatto arrostire le mele, come ci suggerisce Davide, con un po' di zucchero di canna, poi una spruzzatina di rum, io ho messo la grappa e ce l'ho buttata sopra. Naturalmente io ne mangio subito una, queste le lascio, ne farcisco una con le mele e le mangio. Buone, veramente buone. Ah, ho dimenticato, quando fate arrostire le fettine di mele, la ricetta dice di buttare giù un po' di rum alla fine, che io non ho. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!